What's up guys, today we're going to talk about le proteine. Innanzitutto conosciamo che le proteine sono dei polimeri organici a elevata massa molecolare di primaria importanza nel metabolismo cellulare. Inoltre conosciamo che dal video precedente che vi ho parlato dei peptidi, sappiamo che le proteine sono composte da più di 100 nuclei aminoacidi e svolgono quattro ruoli importanti. In primo luogo quella chimica, quindi formando delle semplici molecole come gli aminoacidi e dei semplici coniugati come gli aminoacidi, più un gruppo chiamato prostetico che non è proteica ma formato da lipoproteine, glicoproteine e nucleoproteine. In secondo luogo abbiamo quello quello svolge la funzione anche quella della biologica, come vediamo dai tessuti ha una funzione strutturale, qua abbiamo catalitica, movimento, contrattivi, trasporto, riserva, regolazione e difesa. Innanzitutto strutturale, come presente nei tessuti per fornire ai tessuti organi, e poi abbiamo due tipi, quella della cheratina e quella della collagene. Ed è anche una proteina fibrosa contenente nei capelli. Poi successivamente abbiamo una funzione di catabolismo, quindi abbiamo dei enzimi che accelerano il processo. In terzo luogo abbiamo quello di movimento che muovono la ciglia e i frangelli. E invece da un altro lato abbiamo contrattivi, quindi svolge una funzione muscolare come actina e miosina. Di trasporto, quindi come emoglobina che porta l'ossigeno attraverso i globuli rossi. Poi abbiamo la riserva perché immagazzina la ferritina e oroalbumina. E poi abbiamo quella di regolazione come gli ormoni che svolge il ruolo del metabolismo. Infine abbiamo quella della difesa. Della difesa, della protezione verso gli anticorpi contro gli antigeni e gli agenti patogeni. Invece l'ultima funzione è quella della forma. Abbiamo suddiviso in due tipi, abbiamo quella fibrose e quelli dei globulari. Innanzitutto quelli fibrosi sono presenti nella struttura secondaria e sono insolubili nell'acqua, presenti come ad esempio la cheratina e collagene. Cheratina perché attraverso un legame di solfuro, mentre collagene attraverso un legame di idrogeno. Poi successivamente vediamo che questi globulari sono solubili nell'acqua e presenti nella struttura terziaria e svolgono queste funzioni, quindi di regolazione, di ormoni come gli enzimi biocatabolizzare e poi abbiamo emoglobina come trasportatore e riserva di energia all'interno di albumina e come dei anticorpi della difesa. Questi sono quelle fibrose. E adesso parliamo della struttura delle proteine. Sappiamo che sono suddivise in primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Iniziamo dalla prima. Innanzitutto la struttura primaria è definita anche dalla sequenza con gli aminoacidi che sono legati con legami peptidici e quello di solfuro. Successivamente la catena polipeptidica. Successivamente ogni proteina ha la sua sequenza specifica e da essa dipende la sua funzione biologica. Per esempio abbiamo due tipi di ormoni presenti. Allora abbiamo questi sono due tipi di ormoni proteici che sintetizzati dall'ipotalamo. Ad esempio abbiamo ossitocina e vasopressina. Innanzitutto la prima ossitocina è responsabile della contrazione della muscolatura uterina prima e durante il parto, mentre per quanto riguarda il secondo è l'ormone, conosciamo che favorisce il riassorbimento dell'acqua a livello del tubulo renale del nefrone. Adesso parliamo della struttura secondaria. In particolare sappiamo che sono formate dai legami a idrogeno e sono anche tipicamente fanno delle parti delle proteine fibrose, quindi insolubile in acqua. Così. Innanzitutto produciamo le proteine come alfa elica, che sono come cheratina, collagene e elastina. Successivamente abbiamo il beta foglietto replicato, che è la fibroina, costituente principalmente delle fibre della seta e della tela del ragno. Mentre per quanto riguarda la struttura terziaria, sappiamo che abbiamo dei legami intermolecolari come quello di idrogeno, quello di solfuro e quello ioniche. E poi sappiamo in più che i globulari fanno parte delle proteine globulari, quindi questi qua. In particolare abbiamo dei regioni che sono presenti domini, che sono delle regioni in cui svolgono una particolare funzione come la catalisi o la regolazione. E successivamente abbiamo la struttura quaternaria, che è formata da due o più di due subunità, come emoglobina, che è costituita dai gruppi prostetico di M, e quattro subunità, che sono globine, formate da due alfa, che corrispondono a unità di 141 aminoacidi, mentre due beta corrispondono a 146. In particolare abbiamo emoglobina che sono delle proteine che quindi trasportano l'ossigeno dei globuli rossi. Inoltre sappiamo che all'interno del feto abbiamo due alfa più due beta gamma di subunità, mentre per quanto riguarda l'emoglobina anomalie ci porta le mutazioni genetiche come ad esempio anemia falciforme e talassemia. Infine, per quanto riguarda la denaturazione, sappiamo che sono irreversibili, quindi formano la coagulazione. Inoltre, sappiamo che la denaturazione è nel caso la proteina perda la sua funzionalità biologica
E così, ad esempio, quella struttura secondaria, terziaria e quaternaria sono molto, sono formati da legami molto deboli fra di loro, quindi con una temperatura abbastanza elevata vediamo che i legami si rompono, i legami fra pH con gli alcoli e ioni metalli si rompono e creano in più dei legami nuovi, i nuovi legami come ad esempio intra-intermolecolari.